Scauri, come sapete benissimo, ha delle grandissime tradizioni di basket. Io ero già stato qua ai tempi della Serie B 3 anni fa, quindi per me è stato un piacere ed un onore ritornare. Senz'altro, senza che nessuno si offenda, in provincia, secondo me, insieme a Latina, la realtà comunque è più importante. Vogliamo fare bene, quest'anno abbiamo fatto bene, sappiamo che non sarà comunque sempre così facile. La speranza però è di ripartire da questo meraviglioso pubblico che oggi, la settimana scorsa, soprattutto in casa con Anani e le altre partite, ci ha veramente trascinato. Insomma, l'augurio è veramente che tutti insieme possiamo ripartire per ottimi risultati. Spieghiamo l'alchimia di questa squadra, formata con tanti nomi scauresi. È bello anche vedere una formazione del luogo con ragazzi del luogo e del vivaio. C'è stato un giusto mix. Sì, sì, un giusto mix chiaramente tra ragazzi giovani del territorio, tra ragazzi del territorio come Giannetti, che ha fatto un campionato straordinario, come Conti negli ultimi 2 mesi ci ha dato una grandissima mano. Lo stesso Dante, voglio dire, per noi ormai è una considerazione del territorio, perché è comunque radicato ormai da più di 10 anni in città. E poi chiaramente abbiamo beneficiato delle prestazioni, non so, di Vasilev, di tanti ragazzi che sono venuti anche dall'estero, di Policari dalla vicina Fornia insieme a Mevidi, di Prospero da Latina, quindi è stato realmente tra ragazzi del territorio che cercheremo sempre di tenere in considerazione e chiaramente qualche altro buon giocatore. Coach Ortensi resta al timone, adesso si gode questa vittoria e dopodiché sono sicuro che inizierà a lavorare prestissimo. Sì, sì, senz'altro, ecco, ci godiamo, diciamo, fino a fine mese qualche giorno di meritato riposo con la prima squadra e poi inizieremo a progettare già il futuro. Entrando al palazzetto, sono tornato indietro di 10 anni, ma forse anche di più. Un eterno gaucho scaurese, un'altra promozione, e tra qualche anno leggeremo il tuo nome sulla storia del basket a Scauri, ma tu non smetti di giocare, hai forse una seconda giovinezza. Guarda, intanto grazie per le bellissime parole, perché fanno sempre piacere. Ho ancora questa passione che non riesco a togliermi di dosso, anche se, come hai detto tu, non è lo stesso che 10 anni fa, però insomma, finché potrò giocare e difendere questi colori, lo farò. È sempre un piacere, sempre un palazzetto particolare, quindi finché potrò sarò ancora qui. In squadra forse hai qualche compagno che si allenava con i tuoi piccolini, quindi che sensazione l'ha fatto? E poi spiegaci l'alchimia di questo Scauri. Sì, ci sta qualche ragazzo che ho allenato addirittura, quindi comunque sempre un sentimento di piacere far comunque vedere questi ragazzi che sono cresciuti e sono arrivati in prima squadra. Ecco, l'alchimia è lì, in cercare sempre di, secondo me, dare a loro la possibilità di emergere, cercando noi di, per un fatto di avere un po' più di esperienza, riuscire a